nell'ordine del discorso dominante democrazia e liberalismo come se fossero reciprocamente implicati, come se fossero le due facce della medesima medaglia. Ebbene, nota Chantal Mouffe con una puntuale ricostruzione storiografica che una cosa è la tradizione liberale e altra, ben altra cosa è la tradizione democratica. Pensare che siano tra loro congiunte o rovesciantesi l'una nell'altra è un erramento che non dobbiamo permetterci, dice Chantal Mouffe. La tradizione liberale di John Locke non è affatto affine alla tradizione democratica di Rousseau. La tradizione democratica di Rousseau, è stato detto più volte, è una tradizione che può portare a forme non liberali. Ma bisogna altresì riconoscere che la tradizione liberale può portare e sta portando a forme non democratiche. La tradizione liberale sta ponendo in essere una forma di democrazia nominale che nasconde e legittima sempre più palesemente l'autogoverno dei ceti possidenti, liberalismo contemporaneo, questo sostanzialmente pone in essere, e di fatto un autogoverno dei mercati. Forse così deve essere intesa quella formula che si lasciò scappare una volta inavvertitamente la cancelliera Angela Merkel quando parlò in un suo discorso di marktconforme democrazia, una democrazia conforme al mercato. E badate, non un mercato conforme alla democrazia. Una democrazia conforme al mercato diventa una democrazia in cui sostanzialmente l'ultima parola spetta al mercato e non al popolo. E il popolo ha legittimità di decidere nei perimetri tracciati in ultima istanza dal mercato. Ecco allora che la de-democratizzazione dello spazio europeo e forse occidentale sta avvenendo intanto superando la sovranità degli stati.